Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Ilenia Lucaselli, intanto la domanda di fondo è: con chi sta l'Italia? Se sta con la locomotiva franco-tedesca o con gli alleati politici dei conservatori? E poi quella reazione piccata, l'abbiamo sentita nella nostra copertina, di Giorgia Meloni, non è quindi stata una reazione un po' d'impulso che ha anche ingigantito un caso, è stata deliberatamente una strategia per aprire o allargare il conflitto con in particolare la Francia di Macron? Ma io non credo che l'obiettivo fosse quello di innescare una battaglia con Francia e Germania. È importante però rivendicare innanzitutto il ruolo che l'Italia ha avuto dalla parte dell'Ucraina sin dall'inizio. Germania e Francia sono state un po' diciamo a seguire quello che ha fatto l'Italia ed è evidente che la scelta di fare questa cena e di farla senza l'Italia, quindi senza l'interlocuzione dell'Italia, è evidentemente dettata dalla paura che Francia e Germania hanno del ruolo che nel 2024, e ci siamo quasi arrivati, arriverà sicuramente ad avere l'Italia all'interno del panorama europeo. Dopodiché io non credo che ci sia o ci debba essere una contrapposizione fra il gruppo conservatore e l'asse franco-tedesco. Dobbiamo ricordarci che quando parliamo di Europa parliamo della necessità invece di fare ancora più di prima un gruppo di stati che riescano a normare e a legiferare rispetto a ciò che serve a tutti gli stati e agli interessi di tutti e certo, che poi ovviamente portano avanti degli interessi statali personali. Le voglio chiedere una